Hello, John. La guerra, benché sia vantaggiosa per il vincitore, non possiamo accettarla. È la paura o è la coscienza morale a spingerci verso la pace? Oh, my dog Alex, how you doing? And my brand new car that's been in storage for 3 months. I'm like, bye. I don't want to fix you, man. Sono di Monza e saluto la mia Lucia. Ciao amore. Studiamo la Bibbia, questa è una cosa, per quel che riguarda il matrimonio. La civiltà ormai è del tutto priva di ragioni contro la violenza. È la civiltà stessa oggi ad avvertire di essere completamente priva di ragioni. Si trova quindi nella condizione di sapere che l'unico senso del suo aver ragione contro la violenza non può essere altro che la forza di arrestarla e distruggerla. La civiltà ha ragione contro la violenza solo se riesce a essere una violenza più potente. Di solito la naia non è che abbiamo delle grandi soddisfazioni, abbiamo sempre un po' di veleno in bocca. Però vedere questi bambini che ridono già è un piccolo zuccherino per mandare giù quel veleno durante la naia. Good rapport with the Italians. Yes, we do. Yeah, we do. Yeah, what kind of things do you do with the Italians? Eravamo al porto in un convoglio per caricare delle attrezzature. Stavamo seguendo 3 o forse 4 camion con gli italiani alla guida. Avevamo attraversato circa mezza città quando cominciarono a sparare da tutti e due i lati della strada. Invece di accelerare, attraversare la città e portarsi fuori dal fuoco, gli italiani, a loro non piace la gente che gli spara contro. Così decisero, si fermarono, uscirono dai veicoli, si misero in posizione perimetrale e inseguirono i cecchini. Sembravano molto ben preparati e disciplinati. Sembrava che tutti facessero quel che dovevano fare. Buona tattica. La morte è causata dalla velocità, la guerra è nella traiettoria delle pallottole. Fra una traiettoria e l'altra scorre la vita di tutti i giorni. Cara Anna, sai cosa ho fatto oggi? Mi sono tagliato i baffi, così finalmente ti piacerò di più. Dovevano mandarmi fin qua per capire com'è importante avere qualcuno che ti ama e sta in pensiero per te. Io qui con gli altri ragazzi cerco di scovare della gente armata, poi gli sequestriamo l'artiglieria. I somali sono gentili con noi, anche se ogni tanto per strada qualcuno ci insulta. È una guerra strana questa. Chi lo sa se noi riusciremo mai a portare la pace. Ti mando un bacio, Paolo. Il tuo braccialetto mi sta portando fortuna. Mi hanno punto solo 3 zanzare. È un'esperienza sicuramente valida, che ti forma nel carattere, ti fa capire anche tanti valori che noi magari che stiamo bene in Italia non capiamo. Okay, hi mom, I wasn't kidding when I said I was staying here. I like to say hi to my mom and I feel like they say this is the best food. It tastes like dog food. I would love a hamburger. Mickey D, I miss you. Saluto tutti a casa. Turned my nights to days. First rage, only a pastime. With age, more than a lifetime. Day in, day out, the world just turns away. But everybody knows you
Molti soldati hanno impetuosamente offerto la loro giovane vita dopo essere giunti persino a dubitare dell'obiettivo finale della loro lotta. Erano in convoglio quando subirono un attacco nella parte anteriore. Evidentemente c'erano dei cecchini sui tetti che nessuno aveva visto. Rojo fu colpito su un lato dell'elmetto e questo lo uccise. Questo bar lo abbiamo dedicato a lui. È il nostro modo per dire, ehi, era un marine, ha fatto il suo dovere. Siamo militari per questo. Non è detto che noi siamo militari e portiamo violenza, anzi, penso che in Somalia portiamo la pace. Purtroppo c'è gente che è contraria a noi e noi dobbiamo usare la violenza. Beh, tutto il ruolo avevo. Niente, devo solo controllare il ruolo di controllo. A livello impegnativo è meglio qui, mentre cioè, se uno non ha voglia di fare niente sta meglio in Italia. L'unico problema è la donna, mancano donne, bianche, donne bianche. Vuole salutare qualcuno? Saluto mia moglie, anche se credo che non gliene freghi niente. La sua unità è stata coinvolta in scontri a fuoco? Ma cosa dici, siamo stati coinvolti? Esistono uomini che non sono affatto persuasi che il progresso corrisponda al meglio per l'uomo. E questi uomini vivono, espandono la loro umanità, amano, pensano, lavorano, sono responsabili, si conoscono, guardano in faccia la morte. Non è impressionante? Pensa, bisogna fare l'obiettore di coscienza, la pace, perché si vede che la pace non c'è in questo mondo, no? Quindi ci servono anche quelli che fanno, non la guerra, diciamo che sono in grado di fare questo tipo di operazioni. Se si vuole pensare alla possibilità del tramonto della guerra, ci si deve predisporre a pensare alla possibilità del tramonto del senso greco della cosa, cioè la possibilità del tramonto dell'anima stessa della civiltà occidentale.